Sì, buongiorno. Non sono professore, ma sono bibliotecario e webmaster della Biblioteca Nazionale Marciana. Ringrazio, ma non sono a quel livello. Da una decina di anni circa mi interesso, tra le altre cose, di accessibilità di internet innanzitutto e poi tutto quello che va attorno. Accessibilità, appunto, vuol dire che tutte le persone devono poter accedere ai documenti che vengono emessi. Anche queste slide, come quelle che faccio, non sono fatte con PowerPoint, ma sono fatte in HTML, così chi non vede può accedere anche con JAWS, come ha fatto il signore prima. Vabbè, queste slide le ho messe in rete all'indirizzo X, poi non so se saranno pubblicate. Niente, parlare di audiolibri davanti, cioè di fronte ai non vedenti è come parlare dell'acqua a qualche pesce, ma perché sanno meglio di tutti noi come vanno le cose. Comunque, ormai sappiamo che ascoltare un libro, non leggerlo, è diventato una cosa normale. Da noi sta arrivando adesso, ma nelle altre nazioni, anche in Europa, funziona normalmente. In Francia, a Parigi, si possono vedere i ragazzi in metropolitana che si ascoltano i libri o le lezioni. Si vedono le persone che prendono i libri e li ascoltano mentre fanno da mangiare, eccetera. Però, oltre a questo, l'audio è il metodo più utilizzato ormai per le persone che hanno difficoltà visiva, ma non solo, anche le persone che sono affette da dislessia, cioè che hanno difficoltà nella comprensione dei testi. Poter trovare dei testi già fatti agevola appunto chi non vede o ci vede poco, le persone anziane, chi opera in servizi culturali. Io lavoro in una biblioteca, viene una persona che ha difficoltà a fare qualcosa e io posso aiutarla. Con un audiolibro posso aiutarlo meglio che non avendolo, diciamo. Le singole persone, appunto, come dicevo prima, possono andare in giro in macchina mentre sono in traffico si ascoltano un audiolibro. Moltissime altre cose, e poi chi ha difficoltà nella comprensione dei testi, come ad esempio i dislessici. Ecco, internet adesso come adesso è diventata una fucina di tante cose, tra cui anche una buonissima miniera per trovare gli audiolibri. Gli audiolibri che sono proposti in internet sono in genere proposti da due grossi tipi di enti, dei centri specializzati, che sono dedicati esclusivamente alle categorie svantaggiate, come può essere l'ASPI, potrebbe essere il progetto di lettura agevolata, potrebbe essere il libro parlato Lions o da altre cose similari, o anche degli altri siti che siano commerciali e sono per tutti. Possono essere siti di editori, ma siti anche di persone qualsiasi che vogliono mettere in rete dei libri che hanno fatto loro, per puro piacere personale. L'audio in genere, l'audio che si trova in internet, è in formato MP3, perché è quello più leggero, facilmente scaricabile e facilmente portabile presso quei lettori che ci sono adesso. Allora, se voi cercate in Google audiolibri, a seconda delle giornate, vengono fuori 900.000 risultati, 1 milione di risultati, eccetera. È importante anche sapere dove cercare. Ci sono molti siti che hanno raccolte di link a posti dove hanno audiolibri. Io in questo momento vi consiglio, perché la conosco meglio, l'ho fatta io, ma la conosco appunto meglio, una raccolta di risorse che ho chiamato Audiolibri e testi digitali reperibili in rete. Che cos'è? È una raccolta di link ai quali possono accedere tutti, dove si possono trovare dei audiolibri già fatti, ma non solo. C'è una sezione dove si possono trovare dei audiolibri, una sezione dove si trovano dei testi in formato digitale, poi vi spiego perché servono, e degli strumenti utili per la produzione di audiolibri. Questa è la testata della pagina, vado veloce, se no non riusciamo nei tempi. Nella prima parte, cioè nel settore che parla di audiolibri, non sono elencati appunto i centri specializzati, tipo
tipo Libro Parlato Lion, Libro Parlato, Lion, Libro Parlato di non di Ferrara, altri insomma, di Feltre, esatto, ed altri non ci sono perché questi sono già raccolti in altre parti. Una delle parti che vi consiglio di andare a vedere è nel sito del progetto Lettura Agevolata del Comune di Venezia, in cui è una risorsa importante in cui ci sono tutte elencate queste cose qua. Allora, posso mostrarvelo velocemente come è fatta questa pagina. Adesso siamo in rete, vediamo, eccolo qua. Tra l'altro sono circa 9 mesi che questa pagina è fuori, in rete, e ho visto che ha avuto moltissimi collegamenti, è molto consultata, vuol dire che qualcosa che funziona. Non c'è moltissimo, ma ci sono le cose che a nostro avviso, mano a mano che le troviamo, vale la pena di mettere. Adesso non sto a elencarvi, c'è Treebook che per esempio è uscito un mese fa, è un sito che propone audiolibri non in commercio, ma audiolibri gratuiti, che possono essere scaricati, sono libri per bambini e non, e li vengono scaricati anche per esempio con un PDF allegato, testo allegato. Poi c'è Audiolibro Info, Liber Liber, Progetto Manufi, ce ne sono moltissime altre cose che vi consiglio di andare a vedere. Ritorno indietro per continuare le cose. Però cosa possiamo fare se i testi che cerchiamo non sono in audio? Allora, diciamo che cerco appunto la Divina Commedia, dico una sciocchezza, e non la trovo. Cosa posso fare? Allora, bisogna chiedere a qualcuno se li ha, vedere in giro, oppure produrli da noi stessi. La produzione di audiolibri, adesso tutto quello che vi dico non è a livello professionale, ma a livello amatoriale, cioè ognuno a casa nostra può fare delle cose con questi strumenti che adesso vi dico. Allora, principalmente, come produrre un audiolibro? Ci sono due modi principali. Uno, leggere il testo con la voce umana e registrarlo, o con un registratore a cassette, ma non si usano più ormai, o si registra la voce direttamente nel computer con un programma. Si possono anche usare dei moderni dittafoni, che sono dei registratori, che registrano direttamente in MP3. Si clicca, si parla, se si clicca è finita di parlare. Un'altra modalità è di trasformare un testo che sia già in formato digitale, cioè che sia già in un formato che può essere comprensibile da un programma del computer, trasformare il testo in formato audio attraverso delle sintesi vocali, cioè delle voci sintetiche. Allora, per produrre un audiolibro con la voce umana vi sono moltissimi programmi da usare nel computer. Innanzitutto, appunto, è il modo classico con il quale adesso sono stati prodotti tutti gli audiolibri, libri parlati che si conoscono. I libri erano registrati su cassette audio, ma adesso non si usano più, sono tutti quanti registrati direttamente nel computer. Non serve avere una casa di registrazione, ormai le spese sono contenute, basta avere un computer, un PC a casa, monitor di altoparlanti o di casse esterne. Per esempio i portatili ormai quasi tutti hanno già le casse dentro, ma non è detto, ma un microfono compatibile, potrebbe essere benissimo questo, o quelli che sono attaccati alle cuffie come si dice, per telefonia. Poi un software, cioè un programma di registrazione. Tutto questo si può avere a costo base, cioè basta avere un computer praticamente. Ci sono molti programmi che permettono la registrazione, uno di quali si chiama Audacity, lo leggo in italiano, Audacity. È un programma gratuito, e questo è importante, è di uso immediato, facile, è ottimo per la registrazione sia di suoni che di voci. Qui ho messo l'indirizzo dove è scaricabile, ma adesso non ci interessa.
Ecco, questo è il suo pannello di controllo. Ve lo mostro. No, è facilissimo a usare. Si possono registrare subito e riprodurre in sia modalità stereo che modalità mono. Può modificare e mixare più tracce contemporaneamente. Può gestirle, tagliarle, incollarle, andarci sopra. Praticamente si ha una cabina di registrazione quasi professionale a costo zero. Si possono. Un nuovo vedente ce lo fa, conosco due o tre persone che sono nuovi vedenti che lo usano per le loro cose. Può rimuovere i rumori di fondo e, cosa importante, esporta quello che fa in formato MP3 oppure in formato WAV, che è quello dei CD normali. E molte altre cose. Non ve lo mostro perché è un po' lunga la cosa. Comunque, una volta che si è installato e si fa partire il programma, si clicca sul bottoncino rosso, che è il bottoncino della registrazione, e supporta anche i comandi della tastiera, perciò non, e lui si parla e lui registra. Poi si fa stop, si sente subito, è già registrato. Allora, questo è uno dei metodi per fare un audiolibro, usare la voce umana. Un'altra voce è usare una sintesi vocale. Si possono usare delle ottime applicazioni che sono gratuite. Queste applicazioni cosa fanno? Trasformano un testo digitale, cioè un testo che è comprensibile da un programma di un computer, lo trasforma in formato audio mediante una sintesi vocale. Cosa si fa? Innanzitutto bisogna procurarsi il testo digitale. Bisogna procurarsi il testo in formato gestibile dal PC. Cosa si fa normalmente? Se si possiede il libro originale, con l'aiuto di uno scanner e assieme a un programma che si chiama OCR, cioè è il programma di riconoscimento ottico dei caratteri, si passa il libro, le pagine del libro sullo scanner, il testo viene elaborato e viene fuori un testo in formato digitale, cosiddetto. Però usare lo scanner non è un'operazione tanto veloce. Chi di voi l'ha usato lo sa, perché una volta che il testo è stato scannerizzato deve essere pulito, bisogna fare un'operazione di editing, si dice. Cioè, per esempio, certe C sono lette come E, poi ci sono sulle pagine, ci sono delle macchie, e quello, lo scanner legge in un certo modo. È una macchina, non ha l'occhio umano. I numeri delle pagine vanno messe, non vanno messe. I nomi di capitoli, insomma, bisogna fare un'operazione di editing. Spesso anche non è possibile scannerizzare il testo perché non ce l'abbiamo in mano. Anche in questo caso ci viene in aiuto internet. Internet è una miniera grossissima di testi digitali, sia in formato full text, si dice, sia in formato, cioè tutto il libro in formato digitale, sia in brani. Ci sono adesso tutti quei libri che sono più o meno propriamente chiamati ebook, che vengono prodotti sempre di più e che se ne trovano moltissimi. Si trova di tutto, dal libro del singolo autore che mette il testo dentro, alla cultura classica, all'opera di tecnologia, alle fiabe per bambini. Allora, sempre nella pagina che abbiamo visto prima, questa Audiolibri testi digitali per bambini in rete, oltre alla sezione di audiolibri c'è la sezione di testi digitali. E anche qui c'è una raccolta di database, cioè di una raccolta di sì, database che hanno all'interno di testi digitali. Allora, ho messo per primo Liber, è il progetto Manunzio. Che cos'è? È uno dei più grossi progetti europei scusate, digitalizzazione per fare una biblioteca digitale propriamente detta. È il più grosso a livello internazionale è il progetto Gutenberg,
che però si interessa di libri quasi sempre in lingua inglese. Allora, volevo farvi vedere come trovare un testo digitale velocemente. Vado veloce perché, vediamo. Questa è una ricerca che ho fatto davvero per aiutare un ragazzo al liceo che voleva trovare dei testi antichi che parlassero dei vampiri. Sapete che adesso ci si usano i vampiri, ci sono un sacco di film sui vampiri. Allora, abbiamo trovato che tale Luigi Capuana, un italiano, aveva fatto fino all'800 una novella che si chiamava Un vampiro. Gli ho dato la mano a cercarlo, l'abbiamo trovato. E ve lo mostro. Scusate, come tutte le basi dati di testi digitali, anche questo Liber è diviso per autori e titoli, dove potete trovare le cose tramite autori e tramite titoli. Sono andato in autori C, vado troppo veloce. Sono andato dentro autori C, ingrandisco un pochino se si può, e cerco Capuana Luigi. Capuana Luigi, eccolo qua. E vado dentro a vedere che cosa ha. Questa operazione che sto facendo è l'operazione che fa una persona che cerca un testo. Va bene? Io vado col sicuro, ma potevo andare piano piano. Questa base dati, come tante, quando parla di autori, all'inizio ha per esempio una biografia dell'autore, ha delle note, ha anche pubblicità perché anche loro sono tutti quanti volontari. Allora, dopo la parte che parla dell'autore ci sono le opere a sé stante. Qua ce ne sono parecchie, scorro velocemente. Tutte le fiabe, ecco qui, un vampiro. Questa base dati, come tante altre, propone il testo in vari formati. Questo per esempio è proposto in PDF, RTF e testo, ma potrebbe essere anche in HTML o altro. Se il testo non deve essere elaborato fisicamente, io consiglio sempre di scaricare il formato testo, cioè formato TXT, perché è molto veloce e leggero. Allora, lo scarico velocemente, qua no, non mi lascia adesso, però io l'avevo già scaricato così. Prego? C'è? Ah, sì, fa conto. Sì, ci vuole sempre il piano B, no? Ci vuole il piano B. Un attimo, eccolo qua. Lui mi si vede? Ecco, lui quando si clicca si fa scaricare questo titolo che si chiama un vampiro, in formato compresso, zippato. Io devo saperlo dezippare, cioè devo saperlo decomprimere, è una sciocchezza, e alla fine mi viene fuori questo qui, un vampi txt, che io apro. Non si riesce a ingrandire, ma boh, si vede il testo più o meno. Allora, quasi tutti i testi digitalizzati hanno come cappello qualche informazione di chi l'ha fatto, eccetera, eccetera. Qui per esempio c'è scritto Luigi Capuano, un vampiro. Questo ebook è stato realizzato anche grazie al sostegno di iText, eccetera, eccetera. Sono un po' di indicazioni varie. Sì, sono tutti integrali questi. Integrali. Allora, scorro, c'è l'indice di affidabilità, fino a bla bla, ecco qua. Luigi Capuano, un vampiro. Inizia il libro. A Cesare Lombroso. Illustre amico, bla 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 bla. Ho trovato il libro. Ok? Adesso ho il testo che cercavo, ho il testo in mano. Però adesso che ho il testo in mano, che cosa faccio? Allora, premetto, come sempre, che coloro che hanno gravi problemi di vista, quelli che sono ciechi o ipovedenti, già di per se stessi, come faceva il signore prima, hanno degli strumenti, JAWS o altro, che li facilitano nella lettura, hanno già i loro strumenti. Però chi non vede bene momentaneamente, chi è anziano, chi ha vari problemi, non compra certo JAWS, né si compra altre cose. Allora,
ci sono vari strumenti che servono per trasformare il testo, in far parlare il testo. E strumenti gratuiti. Scusate, salto, vado veloce perché ho paura di non farcela. Allora, ci sono applicazioni gratuite che trasformano il testo in un audio con l'uso di una sintesi vocale. Come prima abbiamo sentito, tutti quanti appena sentono la parola sintesi vocale, le voci sono orribili, però bisogna aspettare un attimo, perché anche le voci hanno avuto la loro evoluzione. Allora, di solito quello che noi normalmente sia nell'orecchio è la voce del robot. Sentite questa. Applicato? Sì. Un attimo che... Hello, I'm Microsoft Sphere. Allo? Aspetta, mi sei incastrato qui. No. Questa è una voce che era nativa di Windows fin pochi anni fa e anche adesso mi sembra. Qui mi si incastra, aiuto, un attimo. Allora, ritorno qua. No. Dai. Allora qui vado alla fine, qui chiude, indietro, esco neanche, scusatemi, faccio così, poi vediamo di riuscire a aprire qualcos'altro, no, sì, chiudo la sessione, sì. Dov'è un canci qua? Canci, ecco qua. Ok. Allora, niente. Chiedo scusa. Task Manager. Eccolo qua. Ok, bene. Allora, scusate, riprendo dall'inizio. Non bisogna mai affidarsi completamente alle macchine, vero? Bene. Allora, diciamo di sì. Avanti velocemente. Allora, dicevo, quando si parla di voci sintetiche, tutti quanti dicono la voce sintetica fa schifo. In realtà hanno avuto anche loro appunto le loro evoluzioni, e dalla voce del robot che noi siamo abituati a sentire ci sono stati dei bei salti. Un attimo che arrivo. Ecco qua. Allora, le sintesi vocali adesso sono di due grosse famiglie, le cosiddette SAPI 4, non so cosa vuol dire SAPI, non mi ricordo, che sono più vecchie e di bassa qualità, ma adesso sono gratuite. Vi faccio sentire come sono. Piacere, mi chiamo Barbara e sono una voce SAPI 4 della Trovoi. Io invece sono il vivo e sono una voce in niente via questo. Mentre poi ci sono le SAPI 5, una famiglia superiore, che sono migliori, ma in maggioranza sono a pagamento. Per esempio questa, Chiara. Saluti a tutti da Chiara. Giulia. Io sono Giulia Di Loquendo. O Silvia.
Mi piace Silvia, ma sono abituato. Buongiorno, sono Silvia e sono la voce italiana femminile di Rispic. Dalla prima all'ultima c'è una bella differenza, no? Allora, parliamo degli strumenti. Nella pagina che dicevo prima, che riporta gli audiolibri, i testi digitali, porta anche una sezione con degli strumenti, che ve ne mostro qualcuno adesso così. Allora, uno fra tutti, Robo Braille, non so se lo conoscete, è un servizio gratuito ad uso personale che lavora per posta elettronica. È semplicissimo da usare e l'ho fatto conoscere ad insegnanti di sostegno e stanno usandolo sempre e funziona. Si sceglie il testo da convertire, un testo, lo si allega a un'email e se lo invia a un indirizzo. X per l'Italia è audio@robobraille.org. RoboBraille è nato in Svezia o in Finlandia, in Svezia, e gestisce molte lingue. Dopo un tot di tempo che si è mandato questa mail, vi ritorna un'altra mail con un link tramite il quale si può scaricare il testo mandato convertito in MP3. La voce è buona, vi faccio sentire un esempio. Ovviamente i tempi di risposta variano da quanto è grande il testo che mandate, da quanto la rete è intasata, eccetera. Allora, vi faccio sentire un pezzo preso a caso da Luigi Capuana, un vampiro. È quello di prima, no? Eccolo qua. Si udì un gran colpo all'uscio, quasi qualcuno che avesse picchiato forte col pugno. Trasalì uno. Io corsi a vedere, sospettando una sbadataggine della cameriera o di un servitore. Nella stanza al lato non c'era nessuno. È ascoltabile, no? Mi sarà falso colpo di pugno, qualche schianto forse prodotto nel legno dell'uscio dal calore della stagione. Diedi tale spiegazione, visto il turbamento grandissimo di Luisa. Fa velocemente, sì. Allora, questo RoboBraille supporta molti formati. Formato solo testo, formato SC, che è un testo di Windows, formato DOC, formato RTF, formato PDF, formato HTML, XML. Ha molte funzionalità, tra l'altro. Può diminuire la velocità di lettura o aumentare o diminuire mettendo più un più, due più o un meno, due meno nell'oggetto della mail. E aumenta, cioè vi ritorna il file aumentato o diminuito. Questo è gestito dall'Associazione per l'Italia, dall'Associazione Nazionale Subvedenti, e nel loro sito ci sono indicazioni. Vado un po' veloce, dopo alla fine vi ridò l'indirizzo dove queste slide sono pubblicate. Un altro strumento molto comodo si chiama DSpeech. Converte testi in MP3. Questo è la schermata iniziale. È simile a RoboBraille, cioè gli si dà un testo, però invece di lavorare via posta elettronica è residente nel computer. Legge ad alta voce un testo e può salvarlo in formato MP3 o WAV, che è il formato della musica. È prodotto gratuitamente da una persona di cui dico sempre il nome, si chiama Dimitrios Koutsoumbras, perché questa persona è una persona che guarda lontano, perché ha fatto questo programma con una filosofia buona, perché il programma non si installa, basta averlo anche su una chiavetta. È facile da usare, facilissimo, si usa subito, adesso ve lo faccio sentire. Occupa pochissima memoria, non è invasivo nel computer, una volta che voi non usate più non rimane memoria. È una filosofia ottima, almeno a mio avviso. È scaricabile all'indirizzo X. È necessario ovviamente che nel computer sia stata installata una sintesi vocale, una di quelle che abbiamo sentito prima, o che abbiamo sentito mentre il signore leggeva con Jaws, una qualsiasi.
supporta formato testo, formato RTF, formato HTML, PDF, DOC, XML. Tra tante funzioni che ha, si può fare, lui legge subito con copia e incolla, lo faccio subito adesso. È in grado di trasformare il testo in WAV o MP3, può selezionare diverse voci e combinare i dialoghi. Mettendo il D-Tag basta col tasto destro dire usa uno, usa l'altro, e addirittura con voci diverse, anche di lingue diverse. È una bomba secondo me. Consente di variare le caratteristiche di lettura, velocità, tono e volume. Supporta tutte le sintesi vocali, SAPI 4 e SAPI 5 che abbiamo visto prima. Quelle di prima sono un esempio, ce ne sono moltissime. Anche quelle, a seconda di come sono buone, costano di più, ovviamente. E questa cosa importante, consente di creare, senza fare editing, automaticamente audiolibri, da portarsi appresso. E si può produrre un audiolibro in pochissimo tempo. Adesso volevo mostrarvelo, spero di riuscirvi. Allora, un momentino. Di speech non è installato, ma è solo appoggiato qui dentro, lo ingrandisco. Allora, lui può scegliere la sintesi vocale. Adesso dico, seleziono la voce. Purtroppo qui vede solo la Microsoft Sam, che è questa come voce, un attimo vedo di configurare. Vabbè, comunque è possibile scegliere la voce. Sì, sì, sì. Allora facciamo, adesso leggerà con la voce di Sam, cioè leggerà un po' brutto, però allora prendo un testo del vampiro di prima. Leggo il testo del vampiro di prima. Guardate, faccio copia e incolla, copio un pezzettino, così a caso, faccio copia, apro il programma, glielo segnalo là, faccio incolla. Sotto c'è un tasto, leggi, e legge, dovrebbe leggerlo. No, un attimo, è velocità bassa. Leggermente, legge con la voce SAPI 4, che personalmente non mi piace, ciao. Ma c'è chi è abituato, se, allora, leggo da in alto. Addirittura, allora, come ho detto, allora, in questo computer adesso bisogna smanettare un po', ma fargli riconoscere una voce italiana. Adesso questa qua è una voce Sam, che legge in inglese, la voce inglese legge solo in inglese e anche l'italiano, no? Queste sono difficili. Allora, dovete credermi sulla parola, ma funziona bene. Allora, come faccio a produrre un audiolibro in modo velocissimo? Vi mostro come faccio e poi vi faccio sentire il risultato. Allora, copio tutto l'audiolibro come sta e giace, lo copio, lo incollo tutto quanto qui dentro, tutto, poi vado sulle opzioni, sulle opzioni, creazione audiolibri, c'è una opzione suddivisione e gli dico fammi una suddivisione ogni 5 minuti. Lui cosa farà? Divide tutto il testo e lo legge in pezzi da 5 minuti. Non solo, dicendogli all'inizio il titolo del brano, 1, poi 2, 3. Vi faccio sentire un pezzo che avevo preparato come piano B, appunto. Ecco, lui alla fine elabora e fa tanti pezzetti. Quel pezzo che ho preso, ci ho messo 4 minuti e mezzo, insomma a seconda di quanto è ci metti tanto, e l'ha diviso in tot pezzi, questi sono 12 pezzi da 5 minuti ciascuno. Lo faccio sentire come li, dandogli il nome, io ho detto chiamali vampiro. Vediamo il primo. Vampiro 1, Luigi Capuana, un vampiro, a Cesare Lombroso. Questo è il primo pezzo. Io l'ho letto con il mio computer con una voce che si chiama Silvia. Ha letto un vampiro 1, questo è il 2. Vampiro 2,
chissà che comitiva, eccetera. Così voi potete prendere un testo che avete trovato, come visto prima, metterlo qui dentro, dirgli fammi un audiolibro, ogni traccia divisa in 5 minuti, lui lavora e senza fare niente è venuto fuori un audiolibro ascoltabile subito, diciamo. Ovviamente quando si fanno gli audiolibri bisogna fare, per farli benino, bisogna fare un servizio di editing, cioè fargli delle pause, magari dove la sintesi vocale non legge gli accenti, faglieli leggere, eccetera. Non ho finito, mi dici quando manca quanto mi manca? Quanto mi manca? Va bene, allora, perché c'erano venati 5-6 ore, ma... Bene, allora, ok. C'è un altro strumento per l'iPod. Che cosa fa? Trasforma un file digitale in un file per l'audiobook, per l'iPod, che è un formato speciale. È veloce. Perché usare l'iPod? Perché è interessante usare l'iPod? Perché l'iPod si ricorda l'ultimo pezzo, si ricorda il posto dove si è fermato. Mette un segnalibro. Se uno ascolta una musica, si ferma a metà canzone, quando la riprende, parte da lì. E questo è interessante. Non solo, questo strumento che si chiama MP3 to iPod Audiobook Converter, se avete un audiolibro, lui lo può dividere in tante tracce di X, in X parti, serve per l'iPod, che l'iPod, ripeto, ha bisogno di un formato speciale. Un'altra cosa interessante è che tante basi dati, adesso vi parlo del bibliotecario, voi state studiando, cercate un libro dell'Ottocento e sì, trovate il libro digitalizzato, ma lo trovate digitalizzato in formato fotografico, cioè per ogni pagina c'è una fotografia. Come faccio a trasformarlo in audiolibro, in audio? Cosa potrei fare? Avete capito? Ogni pagina è una fotografia. Io dovrei prima stampare la fotografia, scannerizzarla con OCR, e l'OCR la trasforma in formato leggibile dal computer. Però spesso non si ha lo scanner. E in mancanza di questo ci sono degli OCR online gratuiti che servono a questo. Ce ne sono molti, da FreeOCR a Google Document ad altri, che fanno questo. Non ho tempo per mostrarvelo, ecco, però avevo qua da un'immagine test che ha un testo, si va su un sito, gli si dice prendilo, lui dopo pochissimo tempo restituisce in formato testo. Questa è una cosa... Si può fare una digressione rispetto all'agenda? Prego? Sì, certamente. Volete facciamo subito? Sì. È abbastanza veloce. Allora, andiamo da qua, FreeOCR. Ecco, FreeOCR è fatto così. È in inglese, ma si capisce. Allora, da qui bisogna andare in cerca dell'immagine. Io ho già portato, piano B, ho portato una... Manzana. No, questa è un'altra cosa. Ecco, una pagina di De Amicis. De Amicis, che devo mostrarvi la prima, proprio, se no non mi si rende conto. Eccola qua, spero, vediamo se la apre. Ecco, se non la vedete. Questa è un'immagine, è una fotografia di una pagina di un testo. È la prima pagina di Manzoni, è una edizione fine 800. Allora, io sono dentro a FreeOCR, gli ho detto cerca dov'è questa immagine. Devo scegliere la lingua. Volevo chiedere, ma FreeOCR, No, questo... No, sono gratuite e online, basta l'indirizzo, questo e anche altri. Va sul sito, bisogna scegliere la lingua
scegliamo italiano, 2-0 qua, italiano, poi bisogna qua su questo, altri no, bisogna mettere il captcha, cioè bisogna mettere quello che serve per non fargli arrivare lo spam, i virus. Sapete che cos'è? Scusate, videne, sembra videne, e poi send file. Adesso a seconda della rete eccetera eccetera, in realtà ci mette abbastanza presto, ma sta lavorando, sì, sta lavorando. Dai. Eccolo qua, guardate, mi ha già restituito questo coso qua, questo testo qua, lo vedete? Evidenziato? Questi ricordi del mondo della medicina furono pubblicati, è il testo che era nell'immagine. Adesso noi prendiamo questa immagine, la mettiamo in dispeech e la facciamo parlare. Chiaro? Chiaro o no? No? Allora, questo testo è un testo in formato testo, cioè plain text, è in formato... Sì, io posso prenderlo, farmi un file testo, oppure come sta esace, metterlo in dispeech, è il programma di prima, quello che fa parlare, e lui parla subito, o farlo diventare subito MP3. Ovviamente che qua bisogna farci un po' di editing, perché ci sarà qualcosa di sporco, ma in ogni caso è meglio avere qualcosa che non avere niente in mano, giusto? O no? Adesso finisco, se no mi mandano un calcio qui. No, è interessantissimo. Oltre a questo, a supporta non solo immagini, ma PDF, anche PDF, e formati immagine, perciò JPG, GIF, TFF, bitmap, e si può fare una pagina alla volta con massimo di 2 MB. Come per esempio con Google Documents si può fare un massimo di 10 MB con 10 pagine. Con altro si può fare 2 MB a seconda insomma di questi programmoni. Allora, anche con Google Documents. E un'altra cosa che volevo dirvi, perché non tutti lo sanno, ma un attimo. Ecco, non tutti sanno che anche il PDF parla. Dalla versione 7 in poi del DOM Reader è possibile, avendo una sintesi vocale installata italiana o installata nel computer, far parlare il PDF. Non ve lo faccio sentire, però è importante che sia appunto installata la SAPI 4 o 5. Basta selezionare le preferenze e digli leggi a voce alta e lui ti legge con quello che hai nel computer. Qui non si può perché c'è la voce inglese adesso, in questo momento qua. Prego? Dal 7 in poi. Dal 7 in poi. Adesso sono arrivati al 10 da pochi giorni. Niente, basta, buon ascolto. E questa presentazione è questo indirizzo qua.